Allora, ho dipinto l'interno di questa chiesa, ne ho ammirato il fasto, l'opulenza, ma soprattutto ho voluto ricercare l'eleganza, lo stile, il gesto degli artefici che sa fermarsi, la ricchezza del decoro che non si dimentica dell'architettura, delle linee direttrici, della potenza dei ritmi. Lo stile che è amabile è quella di una sapiente conversazione, eppure più che di un salotto si tratta di un'anticamera del paradiso. Il salotto vero e proprio sta oltre, nell'aldilà, al quale un interno barocco prova ad introdurre. Al tema del grand tour preferisco i temi della meraviglia e del pellegrino, cari ad Emanuele Tesauro. Più che riprodurre dei minimi particolari, le mille sorprese della lingua barocca, geniali, ma che appartenere soltanto al passato, mi importa capire col pennello in mano cosa questa estetica può cambiare o piuttosto sconvolgere del mio presente e della vita di parecchi altri. I raggi di luce che diffondono lo spirito che irrompe nella materia, frantuma le pietre, rende i marmi vivi, le dorature incandescenti. Il senso dello spazio, l'illusione della profondità, suggeriscono o almeno provano un senso di apertura, di anelito verso l'infinito. E infine anche gli angeli, che si danno da fare, sollevano le tende pesante e restie a sollevarsi, hanno un compito ben preciso e me lo ha insegnato Don Sandro Corradini. Sono qui per rivelare, per rendere visibile, invitare ad andare oltre le apparenze e il mondo materiale e consentirci di passare dallo stato di turista a quello di pellegrino che si incammina verso la meraviglia.